Eccoci qua. Di nuovo su Immortal Phoenix. Allora, ieri sera stavamo guardando questa zona perché stavo facendo l'arco. Quindi io direi di rifarlo. Questo è il momento giusto di rifarlo con la sigaretta in mano. Ok, poi volevo vedere un'altra zona. Lassù non possiamo andare, è troppo difficile. Però forse di lì sì. Perché lassù c'è un grifone fortissimo. Non so cosa troveremo qui, però possiamo provarci. Vediamo se c'è qualcosa. Sa che qui non c'è niente, però possiamo andare lì. E invece qua pare che sia qualcosa. Vino! Ah, finalmente qualcosa di davvero interessante, o mi sbaglio? Thank you.
Ok. Qui abbiamo fatto, quella parte là non la possiamo fare perché quel grifone è troppo forte. Vediamo la zona. Abbiamo da fare quel grifone maledetto qui, però magari questo possiamo farlo con una cosa di vino. Quindi 309 metri lassù. Come ci arriviamo là sotto il telefono? Arrivo. Pronto? Ciao. Sì, vabbè. Festa. Sì. Ora non lo so. Sì, non lo so, poi vedo. No. Sì, tutto a posto. Perché la si scarica. Che ne so. Boh, vabbè. Va bene. Sì. Ciao. Ok, ci sono. Allora, qui dobbiamo scendere. Vediamo se non sono troppo forti, se no li skippiamo. Qui è una zona missione. Allora, sicuramente sono ammazzare questi. Questa mucca sembra familiare. E io, la ninfa con la quale avevi una Sembra relazione, che sono che venne forti. trasformata in mucca e presa da Era per tenerla lontana da Sono te, dorati, con un non sono gigante a ancora fare super da forti, guardia. Ti questo ricordi stronzo. niente? Niente, raga. Dobbiamo cambiare zona. Allora, queste sono troppo forti, quindi niente. Dobbiamo aspettare di livellare. Questo è troppo forte, aspettiamo di livellare. Andiamo un attimo qua. Sono in combattimento, quindi non me lo fa fare. Torniamo su quell'isola. Lo farei, ma non siamo equipaggiati. Troppo forti sono. Mi shottano. Vabbè, qualcosina abbiamo fatto in queste isole. Ora finisce la musica. Può darsi, dopo un po' inizio a perdere il conto. Allora. Vediamo se mi fa andare qua. Sì. Ripartiamo. Adesso vediamo tutte le missioni che mi mancano di questa parte di Atena. Atena, ora che sei di nuovo giudicante, dici, com'è stato affrontare Ares durante la guerra di Allora, Troia? aspetta, qui 1, 5, 1, 3, 2, 4, niente. Non è stato un reale Aumenterei un filo po' di le bottiglie. Non so se posso livellare. Ho 3 punti, non credo. No, infatti. Facciamo un giro per livellare un attimo. No. Hai un po' di elettro da spendere. Qui no. E poi no. Allora, vediamo.
In questa zona mi mancano le arpe, ma non so dove andare a recuperarle. Questo l'abbiamo fatto. Dovremmo fare questo. Non abbiamo preso la cassa. Guardano se vedo delle note musicali che possano servirmi. Anche questa zona non l'abbiamo fatta. Potremmo andare a vederla. Dai, andiamo a vedere quella zona lì. Posso scendere da qualche parte? Lasciando qua. Intanto. Andiamo a vedere che tipo di zona è. Se è troppo complicata, aspettiamo. Non l'abbiamo fatto, per esempio. Qualcos'altro da fare. Forse quello là non ho acceso. Cambiamo l'aspetto. Allora, di qua ci sarà qualcos'altro che non abbiamo fatto, diamo un'occhiata.
ci sono svariate porte, ma sono tutte chiuse. Se là non sono stati. No, invece siamo stati. Giasone, Atena, Eracle, Medea. Il viaggio degli Argonauti è una storia di dei e mortali che collaborano, non diversa da quella di Fenix. Sì, ho capito. Non ci voleva molto. Quello non si può accendere. Questo l'abbiamo già fatto. Ma l'ha ancora chiuso. Ecco perché sto muto qui, perché non l'ha ancora chiuso. In realtà l'abbiamo fatto. Là però non siamo stati, la Medusa, che se è come con la Medusa là non si può fare, se non è solo quella.
forte. Devo prendere questo, ma non si può. Ok, pare che qua non ci sia nient'altro.
Ok, ci trasferiamo da qualche parte. Clone fossero, esplode e congela i nemici per 10 secondi sul colpo. Noi qui dovremmo andare. Adesso dividerò la mia perfezione con questo mondo! Te ne accorgerai! Thank you.
faccio salire. Phoenix era riuscito a resistere alla furia di Tifone per il momento. Andromeda. Era così adorabile che sua madre sosteneva fosse più bella delle ninfe del mare. Sì, ricordo. Poseidone non era molto d'accordo. No. Infatti Andromeda finì incatenata a una roccia in sacrificio a uno dei suoi mostri marini. Thank you.
Nemico! Là. All'improvviso mi sono venuti i brividi. Sta succedendo qualcosa. Yeah.
prendi. Porca miseria. Ma adesso... Ne mancano due. Uno è qui. Perché questo andrebbe... Forse è il contrario. Su una cima, Fenix vide il tempio maledetto di Medusa, che un tempo era una splendida fanciulla. Huh!
testa di Medusa per trasformare in pietra il mostro marino, ostacolando la vendetta di Poseidone. Mio fratello non si può definire proprio un genio, ma Perseo è un mortale. Non riesco a farmi un'opinione sulla faccenda. Sei davvero di ampie vedute. Schifo, ma non schifo. Ah, ok, non ho un potere, devo andare qui. Bene. Oh.
Una nuova arma. Bene. Il vostro mondo malato non merita la mia perfezione, ma io sono benevolo. Qui non mi pare che ci sia nient'altro. C'è una sequenza. Ok, questi li abbiamo fatti tutti. Ma ora se scendo c'è Medusa, giusto? Mi farà il culo a 4. Che non è questa. A te piace solo il suono della tua voce. Perseo usò i sandali alati di Hermes, l'elmo di Ade e lo scudo di Atena per tagliare la testa a Medusa. Questo è così. Questo andrebbe di là. Ok, ma Medusa va a destra o va a sinistra? Va a sinistra. Quindi così. Giù. Questo andrebbe di là. E su su. Ok, ora ha fatto la testa di Medusa. Usando lo
lo scudo lucidato, Perseo riuscì ad attaccare Medusa senza essere trasformato in pietra. Sì, sì, ma la so la storia, ma mi sono sempre chiesto, Medusa gli doveva nutrire i serpenti che aveva in testa? Potrebbe esserci qualcos'altro, ma io sto per questo. Forse di qua. Vediamo cosa c'è sopra di qui. La Maddy. Quante medusa ci sono in giro? Felix si sta avvicinando a un famigerato mostro leggendario. La tua fidanzata? Da un leggero sibilo a un improvviso grido, l'orribile Gorgone Medusa strisciò pronta a colpire. Questa è quella originale, non è tutte quelle che abbiamo trovato. Riuscisse a prendere qualche... troppo forte pure questa, ha un sacco di danno. Lanciarvi. Thank you.
vabbè.
Sì, vabbè. Vabbè, ma queste fai per mostri. Dove arriva lei?
È impossibile perché non ho abbastanza armatura, non ho abbastanza cure. Abbastanza forza. Se noi ce ne andiamo a fanculo e ci veniamo un'altra volta. No, ci vengo un'altra volta. Non ho un cazzo, cioè. Andarmene? Purtroppo non posso fare nulla. No, non posso andarmene. La mia perfezione. Troppo forte pure questa. Cioè qualcuno che non è forte non lo troverò mai. Ok. Fammi sapere se vuoi comprare qualche cosa. Abbiamo un'abilità in più. Ma lì è un po' dura farla. Se non hai potenziamenti. Andiamo a vedere questo. Non si può. Però potremmo andare a vedere questo. Così sblocchiamo un po' altre parti. Polvere.
trasferirmi in un posto vicino. Si entra da qui. Beh, non cambia un cazzo. M'ha preso. No, prima che arrivo lì. Giunse la radura, nell'aria aleggiava una sensazione di perdita. Perdita e guerra. Che c'è da agitarsi? Quei braceri si possono riaccendere. Sono simboli della guerra di Troia e delle tante vite che sono state spente sul campo di battaglia. Oh, ho cercato di rimanere neutrale nella guerra, lo sai. Non era affar mio. Beh, finché Hera non ha messo quella cintura magica, mi ha convinto a schierarmi contro i troiani. Dove erano i caschi di là? Due. Il primo. Uno, due, tre. Ah.
Questo invece no. Sono accesi tutti. Sì, qui c'è l'arpa, ma non so dove sia l'arpa principale. Qui dobbiamo prima sbloccare la zona. Questo sì, ma quelli come li distruggo? Come distruggo ste palle?
ma qui... ci passo qui. Vabbè, che devi fare? Non capisco che cazzo devo fare lì. Cioè, il modo per non farmi del male qual è?
quella libera di quella zona, ma... sarà un modo per togliere queste righe? La cura. Morire è l'unico modo. Qui per forza devi farti ferire. Non ci sono altre. O sali su, non sale. Uccidiamoci, finché si può, moriamo. Odio i platform. Comunque ci si può abbassare. Sì, ma non mi dà la cura. Abbassati. Se non si abbassa. Abbassati. Abbassati. Vabbè, troppo veloce.
Ho visto che di là si può fare qualcos'altro. Però non ho cure. Phoenix era riuscito a resistere alla furia di Tifone per il momento. Dai, staccati! Che miseria!
Fenomeno quel ragazzo! Riuscì a ferire degli dei nella guerra di Troia! Non semplicemente degli dei, ma Ares in persona. Sì, vabbè, abbiamo fatto lo sprint. Ma come? Abbiamo fatto lo sprint. Allora, il cavallo, questo qui andrà a destra, questo va sotto. No. Thank you.
Credo debba andare così. Grazie ad Atena, Diomede ebbe l'occasione perfetta per ferire Ares in battaglia. Non dimenticherò mai il mal di pancia di Ares. Fu trafitto allo stomaco. Non riusciva a smettere di lamentarsi.
Fenix si arrampicò superando i grandi piedi del dio della guerra, fatti per ridurre i suoi nemici in polvere. Non vorrei palparti, Ares. Scusami. Oh.
La pietra scolpita della statua ritraeva la grande forza fisica e la possente muscolatura di Ares. Niente in confronto a com'ero io da giovane. Porca miseria. Tutto. La tana della guerra, la tempestosa sede della grandiosa fortezza di Ares. Enormi scheletri di mostri sconfitti e gole senza fondo che non portano da nessuna parte. Bella descrizione! Mentre Phoenix osservava il terreno dalla cima del dio della guerra, notò un animale così maestoso che non poteva essere una creatura ordinaria. Deve essere mio figlio. Non è un fulmine di guerra, ma sconfiggerà Phoenix. Poco, ma sicuro. Ok, sono, devo fare la cena, ancora una mezz'oretta, allora, dove dobbiamo andare? Nel senso che di questo ne ho tre? Allora, qui c'è una zona pozione. Quelle parti le ho fatte. La nota. Devo trovare dov'è l'arpa. Per mettere la nota. Dove devo andare? Qui. No, lì. Ma non ho abbastanza pozioni.
Proviamo. Ma non era di qui? C'è anche l'arpa, eccola qua. Possente, che imbracci lo scudo, di mano potente, condottiero degli uomini giusti, ascoltami. Dall'alto invia un fulgore e una forza di guerra. Di mano potente? Di bocca. Era impossibile mandarlo in camera sua da piccolo. Calda mi dice che c'è un combattimento. Avanzare oltre. Sono Ares, il potente dio della guerra. Ti farò a pezzi. I miei artigli ti ridurranno in polvere. Grande Ares, il mio nome è Phoenix. Sono qui per sconfiggere Tifone e ho bisogno dell'aiuto del dio della guerra. Credi che la mia potente spada sia a disposizione di chiunque la richieda? Non farmi ridere! Io non volevo mancarti di rispetto, ma non posso farcela senza di te. Mi hai fatto perdere la pazienza. Fuggi, mortale, prima che tu debba assistere alla tua stessa distruzione. Ti divorerò il fegato, gli occhi e, ultimo, ma non meno importante, il tuo piccolo cuore tremante. Cavolo. Va bene, fine dei giochi. Sbrigati. Sfilettami! Ma il pollo! Metterai fine alle mie sofferenze, fallo! Cosa? No, no, calmati, io! Cacadà! Pensaci tu, o lo faranno loro! Ah!
Va bene, guerriero. Ora tocca a me. Avanti, fammi a fette. Sono un pollo, un patetico pollo ghiocciante. Sto cercando Ares. Non è... Sono io! Un tempo ero il potente dio della guerra e ora sono ridotto a un mucchio di piume spaventate. Ne sei sicuro? Certo che ne sono sicuro! Scusa, ora sfilettami, risparmiami questa vergogna. Ma tu sei Ares, sempre il primo a lanciarsi in battaglia sul suo carro. Sparta deve a te tutte le sue vittorie. Che fine ha fatto il tuo celebre orgoglio? Sei l'incarnazione della violenza. Vorrei che tu fossi l'incarnazione della violenza, così tutto questo finirebbe. Ormai non faccio più paura a nessuno. E da quando il potente Ares si cura del giudizio altrui? Hai vinto guerre, puoi abbattere Tifone. Voglio dire, potrai ancora, non so, pensare a una strategia o qualcosa del genere. Guardami, non riesco a impugnare una spada. Al primo cocodrà diventerei lo zimbello del campo di battaglia. Anche la mia amata Afrodite mi ha respinto non appena mi ha visto. Ma ho fatto tornare Afrodite quella di un tempo. Potresti avere una possibilità con lei. Ah, una splendida dea innamorata di un pollo. Di certo sarà illegale. Ma che illegale? Ascolta, i soldati, i miei compagni, gli abitanti della città, mio fratello, sono stati tutti maledetti da Tifone. Hanno bisogno del tuo aiuto. Puoi cercare di impietosirmi quanto vuoi, ma la realtà è che questo animale non può aiutarti. Non riavrò indietro Afrodite. E tu non riesci a fare del male neanche a un pollo. Tuo fratello è praticamente morto. Ehi. E ora lasciami piangere in pace. Cosa che comunque non potrò fare, visto che i polli non possono manifestare emozioni con le lacrime, ma trattengono tutto dentro, per sempre. Allora dirò ad Afrodite che ti sei arreso. Cosa hai detto? Sei solo un pollo, no? Le dirò anche che sei incapace di combattere. Dimentica la tua essenza perduta, non tornerai mai quello di prima. Benissimo, dille che non valgo nulla. Anche se la mia essenza potesse guarirmi, è impossibile per un essere mortale entrare nella cripta, quindi lascia stare. D'accordo, come desideri. Giusto per curiosità, dove sarebbe quella cripta? Proprio là sotto, ricoperta di detriti. È impossibile liberare l'entrata. E usando quella lancia gigantesca? Proviamoci. Orso, mi aiuti? Stupida dannata lancia al posto giusto. L'ingresso è libero. Io vado. Bene, sarà il tuo funerale. Finirai in pezzi. Prima che tu vada, realisticamente non hai alcuna possibilità. Magari con la mia benedizione ne avrai mezza. Benedizione e comando di Ares. Orso, no! Guardami! Non sei pronto! Io volevo rimanere lì
anche lassù ho visto uno scrigno. Può essere. Non sale. Ok, recuperiamo un po' la stamina, intanto vediamo che c'è qua intorno. Bene, il mio ragazzo è un pollo. Tutto torna. È stata una delusione fin dal primo giorno. I figli, che parassiti. Per entrare qua dentro ho bisogno di mega pozioni. Quindi farei un giro alla base. Intanto vediamo che benedizione ci ha dato il pollo. Perché ho ricevuto di prima il doppio di più dell'azzeramento. Allora io staccherei, riavvierei stasera. Intanto me ne andrei qui. Devo andare a preparare da mangiare, perché nessuno stasera viene qui a farmi da mangiare. Fammi sapere se vuoi cambiare qualcosa. Petunia si è dimenticata di me. Qui abbiamo quasi fatto tutto, ci manca solo una, due, tre abilità. Solo due.
credo. Sì, possiamo potenziare l'arco. Potenziare le bottiglie. Ok raga, io mi fermo qui. 12 metri, di che? Eccoci riuniti, una grande famiglia. Sarà grandioso. Per quel che vale, anche mio fratello alle volte esagera. Davvero? Perché il mio è il dio del massacro gioioso. Smettetela! Non è una gara! Tutto è una gara! Dice 3M 2. Dimmi che cosa ti serve? Ah, se fai quelle missioni puoi prendere questi premi qui. Anche no. Va bene, raga, ci vediamo poi più tardi. Buona cena a tutti. Ciao.